Siamo con il comandante della compagnia Carabinieri Augusta, capitano Federico Lombardi. Una iniziativa, quella del circolo filantropico Umberto I di Augusta, che vuole essere un messaggio per i tanti pensionati che sono spesso frodati. L'Arma è molto sensibile a questo problema. Quale iniziativa avete intrapreso e quale messaggio volete dare alla popolazione anziana di Augusta? Questa conferenza si inquadra in un insieme di conferenze decise dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in una campagna informativa di prevenzione contro le truffe. Poi di fatto le conferenze si allargano su altri temi come le rapine, gli scippi, quindi prevenzione in generale di tutti quei reati che vedono come vittime principali gli anziani. Oltre a queste conferenze informative facciamo servizi preventivi fuori dagli uffici postali, nei periodi delle pensioni, e fuori dai circoli anziani, nelle ore serali, quando, insomma, nelle ore di buio. Avete stilato anche un decalogo recentemente in collaborazione col Comando Provinciale dove dettate delle semplici regole, degli accorgimenti per gli anziani. Sì, il Comando Provinciale ha stilato questo decalogo che serve appunto agli anziani come guida da seguire ed sarà l'oggetto della conferenza di questa sera. Presidente Mimmo Di Franco, questa è la prima iniziativa da parte del nuovo circolo, del nuovo direttivo del circolo da lei presieduto. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, intanto questa sera abbiamo fatto questa conferenza sulla prevenzione truffe e ringrazio il capitano Lombardi che è venuto a relazionarci. Il prossimo appuntamento sarà il 27 di febbraio, che è il giorno in cui il circolo, l'associazione filantropica liberale Umberto I compierà il suo 135esimo anniversario e quindi faremo la celebrazione dell'associazione. E più in là, 10 giorni dopo, credo verso il 10 di marzo, faremo un'altra conferenza sul porto dove gli operatori del porto e la politica che c'è daranno il proprio contributo per gli sviluppi che si stanno attuando adesso con l'autorità portuale e tutto il resto.